Benvenuti in Ungheria, siamo a Budapest, tappa dell'undicesimo round del campionato di Formula 1 by Formula Nation. Red Bull RB13, pilota Smokeman, andiamo a illustrare questo difficilissimo e tanto tecnico circuito. Rettilineo di partenza, il rettilineo più lungo di tutto il tracciato, punte più o meno sui 315-320 km/h, si stacca ai 60 metri per curva 1. Terza marcia, attenzione qua all'uscita, si riapre il DRS per la seconda zona in cui si può attivare l'ala mobile, si arriva in settima marcia, fino a curva 3, attenzione qua l'anteriore sinistra si scarica, bisogna usare tutta la pista in uscita per perdere meno tempo possibile in trazione. Curva 4, finisce il primo settore, percorrenza media di 27 secondi, inizia il secondo con la curva più difficile del tracciato, curva 5, si deve andare in improvvisazione, non c'è un riferimento chiaro. Poi curva 6, in salita, si stringe soprattutto per quanto riguarda l'uscita, si arriva poi curva 7-8, una chicane destra-sinistra che si affronta in terza marcia, qui non bisogna saltare troppo sui cordoli per non compromettere la stabilità della vettura, si entra nel settore più tecnico, più complicato di tutto il circuito, curva 9 e poi curva 10 che si affronta in pieno con il posteriore che tende ad allargare, attenzione il muro è molto vicino, finisce il secondo settore, inizia il terzo, curva 90 gradi, la curva 11, attenzione qua perché in uscita il tappetino sintetico da poca, pochissima aderenza, poi curva 12, si sfrutta una piccola parte di corsia box e poi l'ultima curva, curva 13, 180 gradi, si deve stare più attaccati possibile alla corda, si esce, si sfrutta tutta la pista. Questo è il circuito di Ungheria, by Smokeman, ci vediamo questa sera con Formula Nation.